veloce per Alviti, da dietro Snid si protegge Alviti 21 per Alviti Senglin frena poi va con la tripla Senglin palla nelle mani di Abba la Ceschi lo fa passare Abba allora con lo step back canestrone di Preti Abba canta la sirena, dopo due sconfitte consecutive tra campionati Eurocappa torna a vincere la Bologniti, dinanzi a Trentino. I compagni mi hanno messo in ritmo, eh, ma come sono capitato io oggi, sono capitati altri e mi capiteranno altri che mettono in ritmo la squadra. È sempre un, un gioco di squadra. Le battute conclusive dell'anticipo del sabato a Trento tra la Dolomite Energia Trentino e l'Epicasa Brindisi con l'ottava sconfitta per i colori bianco-azzurri. 81 a 71. L'esito del match fra le formazioni guidate da Galbiati e naturalmente da Dracan Sakota. Non arriva ancora la prima vittoria in campionato. Segnali incoraggianti dal mercoledì di Coppa. Con il successo sul Caleb Cramo, la bellissima prestazione di Xavier Snid, che invece non si è visto moltissimo sul parche trentino. Benvenuti a questa puntata di zona eh, all'indomani dell'ottava giornata di campionato, che però non si conclude perché mentre siamo in onda. Si sta svolgendo l'attesissimo match tra la Virtus e Gafredo Bologna e la Leonessa Brescia. Tra un po' Francesco Guadalupe ci darà aggiornamenti sull'andamento di questa partita che ci riguarda non solo per l'interesse generale rispetto alla classifica della Serie A, ma perché domenica prossima nel Pala Pentasuglia Brindisi dovrà affrontare proprio la Virtus e Gafredo Bologna. Allora un saluto agli ospiti di questa puntata che sono l'amico Andrea Vinciguerra, tifoso Bianco-Azzurro, perché la tua definizione ufficiale in trasmissione è questa. E poi il nostro saggio coach eh, Tonino eh, Brai, allenatore di lungo corso e opinionista, ormai consolidato soprattutto in questa trasmissione, è naturalmente Francesco Guadalupi. Prima notizia: come stanno Bologna e Brescia? Eh, Bologna al momento in doppia cifra, più 13 c'è stato pure un più 6, però adesso sta provando ad allungare la squadra di banchi 38-25. Brindisi ha subito, anzi meglio, ha segnato 71 punti a, a Venezia nel tagliercio di Mestre. Altrettanti sul parquet del Pala Trento. Un attacco asfittico. O sbaglio, in difficoltà. Andrea. Allora, eh, raccontare di questa partita credo che sia veramente mortificante, nel senso che abbiamo assistito a una partita in cui siamo andati subito sotto, pesantemente, 19 punti nel secondo quarto. Quindi in realtà non siamo mai stati in partita, la cosa più mortificante è quella, e uso questo termine perché sinceramente delle quattro partite che ci troviamo ad affrontare, l'ultima... Eh, sarà quella di domenica prossima, in teoria era quella un po' più abbordabile, però eh, come abbiamo visto contro Trento, che non mi è sembrata chissà quale squadrone, siamo andati subito sotto. E poi che erano... veniva da una doppia sconfitta, a Sassari e in Coppa. Esatto, esatto, quindi sinceramente ci apprestiamo a vivere quest'ulteriore domenica, ne parleremo anche più tardi, ma insomma la, la situazione è molto molto delicata e difficile, sotto ogni punto di vista. Molto difficile e non è facile andare in trasmissione il lunedì dopo l'ennesima sconfitta. Adesso sono otto, domenica bisognerà giocare con la Virtus Gafredo Bologna e non sarà un compito facile e poi si andrà a Treviso per la decima giornata di campionato. Quando tutti Taglieranno il traguardo del terzo stagionale e vedremo che cosa accadrà sul parquet di Treviso. Treviso battuta in casa da Napoli dopo una partita bellissima, ricca di colpi di scena, molto emozionante, ma sconfitta ancora una volta. E così in fondo la classifica a zero punti. Ci sono la squadra di Sacota e quella di Frank Vitucci. Non sta benissimo Sassari e parliamo di coach Piero Bucchi, tanto per ricordare nomi che ci sono molto cari dal punto di vista dell'appartenenza storica ai colori bianco-azzurri. Sassari ha perso anche ieri ed è a quota 4. Tonino Brai, un momento così complicato non l'abbiamo mai vissuto nel servizio eh, che abbiamo mandato in onda per il nostro telegiornale che riproporrò fra qualche minuto. Ho detto che dal 1981 ad oggi non era mai andata così male in 14 esperienze di Serie A. Sì, in effetti è così. Insomma, la storia della pallacanestro di Brindisi ricorda appunto questo. Un evento davvero così complicato, non nessuno poteva immaginarlo. Insomma. Anche quando è stata vista la struttura della squadra, io credo che nessuno di noi e anche nessuno dei tifosi potesse mai immaginare una striscia di sconfitte così lunga, né ci può far pensare positivamente il fatto che ci siano altre squadre che come noi stanno soffrendo, citavi giustamente Treviso dove c'è Coach Vitucci, strana ironia della sorte, eh, diciamo questa separazione non ha dato esiti buoni per nessuno, per noi che abbiamo avvicendato la guida tecnica. Noi per Treviso... avevamo pensato a una competizione di altissimo livello, invece due squadre in disgrazia. In disgrazia, questa è una cosa che colpisce e che, che fa pensare come a volte, come dire, io sento spesso dire che a volte è necessario separarsi, è necessario cambiare. E poi invece quando vedi queste cose ti rendi conto che forse magari con un po' più di pazienza e se ci fossero state le condizioni, proseguire poteva essere forse meglio. Magari detta oggi è anche più semplice, no? Francesco, un conto è raccontarle in telecronaca mm. mentre comunque, da sportivi, se non. Direttamente da tifosi legati alle sorti del basket bianco-azzurro si vive in una certa maniera il match. È un conto per raccontarla stasera. 48 ore dopo, che impressione hai avuto e che cosa pensi in questo momento? Ma intanto non sono d'accordo quando si dice si è visto qualche miglioramento a partire dalla gara di Coppa, perché alla fine devi portare a casa la vittoria. Eh, qualcuno ha iniziato a già a parlare della doppia cifra di, di Morris, che ha scritto 18 punti, eh, poteva scrivere anche 25. Ma quando perdi? Eh, simpaticamente scherzavo con un amico stamattina in un campionato minor: ho fatto 22 punti, eh, ma hai perso fuori casa dove potevi vincere. Eh Quindi, l'unico segnale positivo probabilmente è la Seschi, un giocatore in crescita al di là poi mm -hmm. dei soldi di e Risma di cui parliamo sempre è bene perché stanno facendo bene, sono sempre costanti. Beh, ieri non tantissimo. Però fanno <ride> il loro, quantomeno sai, Risma difensivamente parlando è uno che, che si sbatte, uno che, che cerca sempre di, di fare il suo, però la Seschi sta crescendo partita dopo partita, uno che sul, sullo scarico, il tiro aperto sta diventando pericoloso, sotto canestro, inizia, forse doveva iniziare a capire quelle che sono le spaziature, ma anche il tipo di gioco rispetto al, al campionato, all'università per cui e da quel punto di vista sì, sta crescendo il giocatore adesso è la squadra, Senglin Benino, è stato mandato in campo per 23 minuti, ha dato un segnale positivo quantomeno alla dirigenza, ai tifosi sette punti, eh, però deve, deve capire anche le forzature o comunque i tiri che deve ritagliarsi aspettiamo sempre questo play, questo 4 qualcuno arriverà, aspettiamo sì. qualcuno Francesco, aspettiamo qualcuno, speriamo non sia troppo tardi, deve speriamo che non sia troppo tardi qualcuno. ci sono tantissimi messaggi naturalmente perché i tifosi si fanno sentire sia in tempi belli, sia in tempi bui, in tempi brutti. E questo è un momento molto buio, molto triste, molto preoccupante. Perché il campionato va avanti, la stagione incede e, e Brindisi non ha ancora trovato, come Treviso. Voglio ricordarlo per l'ennesima volta: la sua prima vittoria. Ed è difficile che accada domenica prossima, a meno che, e ne parleremo, non si verifichi un nuovo miracolo. Ma i miracoli sono già difficili e rari, figuriamoci se possono ripetersi a distanza di pochi mesi perché di questo si parla. Eh, Piero Andrioli scrive eh, una dichiarazione sincera della società attuale da parte della dirigenza sarebbe opportuna, invece di questo silenzio assordante, almeno per rispetto dei tifosi. Intanto abbiamo appreso dalla detto stampa Stefano Rossi Rinaldi che saluto e ringrazio che al gruppo Bianco Azzurro si è unito Marco Portannese, un giocatore dignitosissimo che ha 34 anni e che darà una mano nelle sedute di allenamento e questo non è una cosa da trascurare perché serve anche un contributo in questo senso. E allora questo silenzio Andrea? È abbastanza preoccupante perché insomma... Mh... Le altre squadre, anche le nostre dirette concorrenti, si stanno rafforzando e comunque sia sono attive sul mercato, pronte a comprare dei, dei, dei giocatori che possono... Treviso lo ha già fatto. Treviso è un, no, il nome che stai facendo ed è corretto. E noi invece siamo ancora lì che stiamo valutando se forse il, il nuovo coach Sacota è arrivato 15-18 giorni fa. Quindi ritengo che insomma già dopo 7, 8, 10 giorni avrebbe ma sicuramente lo avrà fatto, valutato appieno la squadra. Quindi il fatto che nei successivi 7, 8, 10 giorni non sia avvenuto alcun cambio eh, mi lascia un po' così, interdetto, perché è vero che non si possono comprare il primo che, il primo che ti, ti viene proposto, però, ripeto, siamo ancora all'ottava però potremmo anche dire che siamo già all'ottava perché su 30 partite 8... Secondo me è più pertinente eh, dire che siamo già. Siamo all già all'ottava perché abbiamo già superato. Sono, mi piace molto la matematica e i numeri. Abbiamo già superato il 25% un quarto del campionato e siamo a zero punti. E, sperare di fare 11 vittorie nelle restanti. 22, 21 partite, ma domenica sarà abbastanza. Ti faccio una domanda professionale, <ride> veramente professionale. Tu che hai una certa confidenza con i soldini per il lavoro che fai in banca, lo sappiamo tutti, con mutui, ipoteche, come si può ipotecare? Una, ecco, in o ipotizzare momento, meglio una in, permanenza in questo momento sarebbe difficilmente finanziabile e ipotecabile i, i, no. finanziabile, difficilmente quindi, finanziabile. Esatto. No, ora mi spiace, non voglio ironizzare <ride> su una cosa che è molto seria e che tocca il cuore di tutti noi. Perché, insomma, siamo Beh. tutti brindisini e, e vogliamo bene a questa squadra. Però, per arrivare di nuovo alla tua domanda. La mia risposta è bisogna intervenire in qualche modo, perché se no, lo, lo si dicesse e ognuno di noi si metterà Andrea, in contatto. Andrea, con questa que logica di grande pessimismo mm. e al tempo stesso di consapevolezza di quello che sta accadendo, noi non dovremmo andare in trasmissione, la squadra non dovrebbe andare no. in campo, i tifosi non dovrebbero andare al palazzetto. Invece no, domenica prossima c'è bisogno del miglior pubblico possibile, anche se sarà... Difficilissimo. Sono d'accordo e voglio. A, a, a questo proposito mi, lasci, mi lanci un assist, non lo sapevo. L'immagine più bella di questa domenica, questa triste domenica, è, è dal mio punto di vista quei cinque ragazzi che sono partiti. Avrete visto tutti, credo, li, la fotografia in aeroporto: Massimo, Vincenzo, Giuseppe, Diego e Antonello. Che sono, hanno preso un aereo la mattina del, del, del sabato, Sì, sono andati fino a, 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 a Trento per vedere una prestazione in colore. Ecco, ripartiamo da questi, sicuramente la tifoseria c'è, però bisogna, eh, come dire, eh, mettere acqua un no, pochettino alla pianta perché sennò alla fine eh, si rischia di seccarla. Nella nostra copertina, ossia le immagini subito dopo la sigla, abbiamo visto alcune conclusioni della formazione trentina e sullo sfondo abbiamo visto anche uno scoraggiatissimo Dragan Sacota con ecco, Michele Marchitelli, che saluto e guida come al solito la nostra trasmissione in regia. Vi faccio rivedere senza commento alcuno queste immagini: ossia l'allenatore bianco-azzurro che segue la conclusione a bersaglio con una tripla pesantissima e dice che posso fare, è un disastro. Almeno io interpreto così. Si vede ancora meglio qui. Si rivolge alla, ai suoi ragazzi, alla sua panchina: ditemi che cosa possiamo fare. Allora, Coach. Come ci si comporta in una Beh, situazione in quella, del genere? Come in, si vive uh, un momento del genere? In questa circostanza, credo che il linguaggio del corpo di Kosciako si riferisse soprattutto alla situazione difensiva. No? Abbiamo lasciato un tiro abbastanza, abbastanza, aperto, comodo. abbastanza comodo e purtroppo capita sempre poi nei momenti più difficili, quando la squadra non funziona, che appena lasci 50 centimetri all'avversario ti punisce sempre. Basterebbe vedere la performance di Alviti, tanto per citarne uno, il primo che mi viene, che ha fatto i numeri, ha fatto dei canesti impossibili e quindi capisco benissimo, Sacoda, che l'allargare le braccia vuol significare proprio questo. Come possiamo fare se non difendiamo? È difficile. Messaggi da Franco con i saluti, che formulo una piccola critica. Trento veniva, come ricordavo prima, dalla sconfitta della domenica a Sasser, una squadra in crisi, solo 4 punti in classifica nel mercoledì di Coppa aveva subito 98 punti in casa in quell'occasione l'MVP di domenica, Marco Alviti quanti punti Francesco? Davide Alviti, Pardon, Davide Davide. Davide Alviti 21 punti in punti. Punti. 21 minuti 21 in? 21 minuti aveva realizzato 3 punti e Ab lo abbiamo visto tirare poco fa virgola, cioè praticamente nulla il tempo passa, passano le ore e questa squadra è senza onore, dice Franco. Addirittura quando venne il GM in studio, sì, il dottor Tullio Marino disse che servivano 26 miracoli, ora ne servono 22, mancano 22 giornate. Beh, intanto bisogna partire dal primo miracolo eh, pensare a domenica perché. di Fatima no. Ma dai pensare adesso da qui a quello che può accadere alla fine girone di andata, purtroppo i campionati e soprattutto in queste situazioni si gioca partita dopo partita. E bisogna affrontare la Virtus come, come, come fosse l'ultima giornata. Non è semplice, lo sappiamo, ma è vero anche che la Virtus arriva sempre da, da una partita di Eurolega, quindi in qualche modo ha a disposizione un turnover importante, banchi, ma bisogna anche sfruttare il fattore campo, prima di tutto, come diceva Andrea, ma anche quello che può essere a livello mentale eh, la, la fatica della squadra bolognese. Gianni Antonazzo ci scrive da Catral in Spagna, dalle parti di Alicante credo, con i saluti. Ieri non ho potuto vedere la partita, ossia sabato, in diretta, così quando ho potuto vederla a mente serena, conoscendo il risultato, non mi è sembrata, dice una brutta partita, al contrario, è solo che Alviti era davvero impossibile che sbagliasse, mi sembra che la partita l'abbia vinta lui. Domanda per Coach Bray. Come interpreta il fatto che Mitchell non abbia giocato e poi Lazeschi per 40 minuti vuol dire totale fiducia nel rookie? Piace molto al nostro Gianni in Spagna questo ragazzo. Il fatto che Mitchell non abbia messo piede in campo vuol dire che ha un destino segnato? Lo si, può, lo si può interpretare, io credo, in un'unica direzione: che sia in odore di taglio, almeno così la vedo io. Insomma. Così come è successo con Pangos a Milano, uh -huh. che adesso non rientra più neanche nel nelle convocazioni. Penso che questi siano dei segnali. Poi potrei anche essere smentito dei fatti. L'Azeschi di cui parlava bene Francesco prima invece sorprende perché sta, sta vivendo un buon momento, si sta adattando benissimo al tipo di gioco che eh, si, si esprime in questi campionati ed è una nota positiva. Certo, noi vorremmo che ce ne fossero di più note positive perché se no è come nel deserto, insomma, poche voci, insomma, ce ne vorrebbero di più. Nicola Boe, con i saluti devo far notare ai presenti, e io direi a tutti, con dispiacere il silenzio assordante della società, e sono due. Rob Gray firma al Promete in Ucraina, Brandon Knight non pervenuto, nomi accostati all'Epicasa, le sconfitte intanto sono diventate otto, forse c'è qualcosa che non torna, intanto non tornano le vittorie, non ci sono, restiamo fiduciosi nonostante tutto, ma per quanto tempo ancora... Adesso sintetizziamo quello che è accaduto a Trento con questo servizio che abbiamo mandato in onda nel nostro telegiornale, poi ne discutiamo con gli ospiti. La sfida primato tra Virtus Segafredo Bologna e Leonessa Brescia, posticipo serale del lunedì, conclude il programma dell'ottava giornata di Serie A, isolando al comando la formazione di Luca Banchi o quella di Alessandro Magro. In queste ore di vigilia del match, in vetta alla classifica, ci sono 5 squadre a 12 punti, a conferma del grande equilibrio di questo primo scorcio stagionale. E tra queste c'è l'Aquila Trento, che nell'anticipo del sabato ha superato 81 a 71 l'Epicasa Brindisi, costretta così a patire l'ottava sconfitta consecutiva di questo travagliatissimo campionato. È il peggior avvio della storia bianco-azzurra nelle 14 presenze complessive in Serie A dal 1981 ad oggi. E la situazione comincia a diventare molto preoccupante, tanto da indurre i più pessimisti a parlare di retrocessione annunciata. Ma dal pessimismo al realismo il passo è breve: brevissimo. Domenica prossima la squadra di Coccia Dragan Sakota affronterà proprio la Virtus Bologna che, battendo i bresciani, scenderebbe in Puglia per difendere la leadership e naturalmente imporre i diritti di una superiorità certificata. Sul piano del roster tradotto in italiano, elenco in maniera più specifica rosa di una squadra. Una squadra mai completamente disponibile, sia con la gestione Corbani che con l'avvento di Sakota. Infortuni e defezioni di ogni tipo, Covid compreso, hanno segnato pesantemente il cammino e il rendimento dell'Epicasa che a Trento è scesa in campo senza Johnson, Lombardi e La Quintana. Il rientro del play titolare Jeremy Sanglin, utilizzato per 23 minuti con un bottino di 7 punti, ha ripristinato condizioni di equilibrio tattico, ma Brindisi ha avuto poco da snid, visto in gran forma invece nel mercoledì di Coppa e da Risma. Nessun punto per lui. Buone notizie per Lazeschi e Morris, autori rispettivamente di 19 e 18 punti. Ma alla resa dei conti, i biancoazzurri sono usciti sconfitti dal Palatrento, pagando pesantemente il largo divario di metà gara, ben 17 punti. In sintesi quello che è successo, ma è una situazione che conosciamo benissimo. Ma davvero il ritorno di Senglin ha rimesso un po' le cose a posto dal punto di vista dell'ordine tattico? Dei ruoli. Direi solo parzialmente se posso lo stesso coach Sagota ha parlato in un'intervista post gara di problemi di playmaking quindi se anche lui che è il coach ha visto questo insomma noi dobbiamo uniformare alla visione sua perché secondo me non sono stati risolti del tutto insomma. Tra l'altro Senglin è un giocatore che lui conosce perché l'ho avuto l'anno scorso a Reggio Beh, Emilia sì. e quindi sa di che giocatore parliamo. Problema, credo di poter dire peraltro che il servizio, secondo me, è stata una fotografia estremamente precisa di quanto sta succedendo, sia dal punto di vista statistico delle sconfitte, sia direi anche dei motivi che portano a questa situazione Brindisi, che sono molteplici, voglio dire. Al di là, a mio avviso, di una carenza strutturale della squadra che probabilmente è stata costruita non nel migliore dei modi, insomma, e, e poi anche. Ci metterei anche gli infortuni, adesso la squadra sta giocando senza tre elementi, nella partita di Coppa ne mancavano quattro, per cui già una squadra che è in difficoltà, come, come qualità, come valore, se gli vengono meno anche altri giocatori, è chiaro che questo valore si abbassa ulteriormente. Quindi prima parlavamo di miracoli, domenica si è chiamati ad un incontro, uno scontro di una difficoltà enorme contro una squadra che si sì, verrà da un incontro di Eurolega, ma che ha un roster insomma, invidiabilissimo. Come stanno a Bologna? Ma eh, Sta avanti la Virtus all'intervallo in doppia cifra sempre, quindi più, più 10, più 11. Un dominio consolidato praticamente. Altri messaggi tantissimi. Teo ci scrive con i saluti. Una domanda per gli ospiti, preparatevi. Non ritenete che anche quest'anno sia stato un azzardo a sottoscrivere contratti pluriennali con alcuni giocatori americani, eh. Morris, JJ, Johnson, visto il rendimento, l'età grafica? Le difficoltà di eventuali transizioni in caso di infortunio o rendimento non ottimale? Andrea. Allora, il discorso dei contratti pluriennali è sempre, come dire, in questo, Una caso, in questo caso è sicuramente d'accordo sicuramente ragione Teo. Altri anni invece abbiamo fatto contratti annuali e poi dopo ci siamo lamentati per il fatto che andavano via a fine anno e non erano ancora sotto contratto. Quindi, come dire, purtroppo, ecco, di sicuro non abbiamo. Non abbiamo avuto, eh, o il direttore sportivo non ha, non ha avuto la lungimiranza, lo staff tecnico, eh, non ha avuto la lungimiranza di capire quali potessero essere eh, i, i giocatori più adatti per eh, la nostra squadra. Eh, adesso ne paghiamo le conseguenze, a, amplificate dal fatto che abbiamo fatto sottoscrivere contratti pluriennali in questo caso. Abbiamo tanti telespettatori affezionati, amici di questa nostra trasmissione dell'appuntamento. Di lunedì, fra questi Paolo Curiano, sto per leggere il suo messaggio, ma fatemi salutare un fedelissimo di questa trasmissione che è mio amico Massimo Giudice, non se ne perde una e sempre con grande attenzione, magari critica, ma con grande attenzione. Eh, Paolo Curianò con i saluti vorrei ringraziare la società che per 11 anni ci ha fatto vedere il campionato di Serie A, ci ha fatto divertire e molto spesso gioire allo stesso tempo, però penso. Che la società debba ringraziare quei tifosi che per 12 anni, magari con grossi sacrifici, hanno sottoscritto uno o più abbonamenti, molto spesso ancora prima che venisse composta la squadra. C'è una vena critica. Eh? Una primo passaggio molto della, critica. Della, della, ossia la il passaggio... rapporto. Perdona eh, Il rapporto fiduciario: certo. tifosi, società, squadra è negli anni consolidatissimo e in realtà voi tifosi mi riferisco ad Andrea avete sottoscritto l'abbonamento a occhi chiusi fidandovi ciecamente delle scelte che sarebbero state fatte e quest'anno però nella prima parte della, della considerazione del, del giudice si leggeva quasi una sorta di commiato ringraziare per gli ultimi anni insomma speriamo che non sia, così. Che non sia così io chiaramente lo dico per scaramanzia nella seconda, sì, effettivamente c'è una sorta di sottolineatura in quello che deve essere il rapporto tra la società, tra la proprietà e il tifoso e il territorio, che deve essere sempre scambievole, voglio dire, perché i tifosi che si esprimono in questo modo, peraltro correttissimo, molto realista, molto giusto, hanno anche il diritto di avere, diciamo, delle risposte. E in questo momento lo diceva prima Andrea, giustamente anche il silenzio della società non è positivo, cioè, i tifosi si aspettano anche qualche comunicazione che possa essere più o meno rassicurante. Tonino, in questo momento i tifosi si aspettano e tutti quanti noi notizie di mercato. Esatto. Perché Volevo... che arrivino prima o dopo la partita con Bologna vedremo. Ma è il resto che ci Volevo paga. dire proprio dalla questo. dalla trasferta di Treviso in poi Brindisi non può rimanere così. Assolutamente. Ma questo lo sa, io credo che anche la società è consapevole di questa esigenza, ormai non più prorogabile. Il problema è appunto far vivere anche la tifoseria, far capire alla tifoseria che la società si sta prodigando. Vuole portare dei giocatori, dei rinforzi, solo questo può portare il tifo e il tifoso ad essere sempre attaccato, come a Brindisi succede alla squadra. E io queste cose le leggo positivamente, cioè questo è l'attaccamento. Cioè, a Brindisi c'è una passione vera, insomma. quando abbiamo parlato di quei cinque ragazzi. Che si sono presi l'aereo e sono Ma andati. Ma mi recuperi la foto in qualche eh, maniera, eh? Dire eh, direte, così la facciamo andare in onda da Michele Marchitelli, appena possibile. Stiamo parlando di una cosa straordinaria e credo che la società debba vederla, questa cosa, debba prenderla in considerazione. Per cui deve dialogare, deve far sapere, deve comunicare. Questo è, questo è quello che penso. Caro Francesco, ti affido un compito di grande responsabilità, rispondere al messaggio dell'amico e collega Giorgio Sciarra, che una volta tanto si occupa di questioni sportive ed è un gran tifoso di basket, per la verità. Spero che si chiariscano le volontà della società nel prendere i rinforzi necessari, senza voler fare i conti in tasca a nessuno, ma ogni giorno che passa è un passo in più verso la retrocessione, immancabilmente critico. Se non ci sono risorse per fare quest'altro sacrificio, cosa che si capirebbe lo si dica, penso che la tifoseria tutta meriti e abbia diritto a questo atto di sincerità, tutto il resto chiacchiere da bar. Beh, intanto uh, le chiacchiere da bar per... che sono arrivate in questo momento è che la società ha i fondi, ha la possibilità di cercare di trovare, di firmare qualcuno, il discorso è un altro, che è una società che è uscita dalla FIBA Euro Cup, per quanto possa essere amata o no questa, questa competizione, una società che al momento ha zero punti in classifica, chi viene? È, quanti giocatori sono stati contattati o quali procuratori vogliono mandare il giocatore a Brindisi? Poi che la società ha sempre rispettato gli impegni con, con tutti i giocatori passati da, da Brindisi, che Sacoda comunque la garanzia, perché non è un giovane allenatore, è un allenatore che è abbastanza conosciuto, ci può stare, e probabilmente. Serve il tempo perché possa arrivare in bianco-azzurro possa, Possano arrivare in bianco-azzurro due giocatori importanti Perché servono, eh, che rientrino o meno i, due, i tre infortunati Servono due rinforzi Giorgio in questo ha ragione <coughs> e La società si parlava del silenzio e Intanto una cosa abbiamo detta Ci sono i fondi per pescare almeno due atleti Bisogna capire dove e quando Speriamo il prima possibile Antonio Dabrindisi Credo che un eventuale rinforzo in questo momento non sia più utile credo che sia ormai molto tardi, non vedo altre squadre meno attrezzate della nostra credo che la retrocessione sia ormai cosa fatta Coach? No, non sono d'accordo. Siamo fregati secondo Antonio. No no, 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 io su questo non sono affatto d'accordo perché io credo che eh, se la squadra mh, riuscirà a prendere un paio di rinforzi nei ruoli giusti, io credo che ancora ci sia la possibilità di salvare il campionato e quindi di rimanere in seriale, sono convinto di quello che sto dicendo e non lo dico per ottimismo gratuito insomma io sono dell'idea che ancora ci sia il tempo certo questo tempo non è tantissimo e quindi se qualcosa si deve fare bisogna farlo presto molto presto e non bisogna aspettare prima di venire da te, Andrea, poi c'è un quesito che ti riguarda anzi un posto un messaggio che ti riguarda direttamente Uh, io devo dire grazie a Maurizio De Virgilis per ogni cosa che fa per me per il mio giornale, per, anche per la nostra televisione, perché puntualmente mi ha fatto arrivare le foto dei cinque partenti ah, okay, per Trento bene. allora Michele mi fai vedere questa immagine la prima <coughs> ah un attimo, c'è qualche istante allora ti leggo, ti leggo questo messaggio nel frattempo sì. Andrea da Luigi Esposito uh, Vorrebbe che tu cortesemente spiegassi cosa abbiamo fatto sabato per cercare di far voltare pagina alla squadra. Ormai tutti i tifosi la pensano e fanno qualsiasi cosa per avere, pur di avere benefici che purtroppo stentano ad arrivare, un po' contorto come sì, concetto eh. però. In breve rivelo che abbiamo fatto una squisita cena da amici. Era un ah, un... quindi è un fatto che io non conosco. Eh, no, non bene, conosce bene. Eh, con l'ingrediente principale il granchio blu, quindi il granchio bianco azzurro che insomma nelle nostre aspettative doveva portare bene, ma non ha portato assolutamente. Eccoli, bene. tocca a eh, te Andrea. Esatto, no, no, ecco questa foto... Ecco, ripeto, ribadisco, questa è l'immagine più bella di una domenica nefasta eh, in cui ci aspettavamo, eh, di un sabato anzi. Di, eh, Pessimo, in cui ci aspettavamo tutti molto di più, ma in realtà quindi mi, mi medesimo nella fatica di questi ragazzi e, e, e mi auguro che la squadra possa come dire restituirgli la fatica che hanno compreso. C'è solo un problema: quel 2 fisso. Il 2 è fisso, <ride> <ride> è due si è, fisso, sì, è sempre in trasferta, da sempre è un'immagine che insomma va in giro per i palazzetti. Comunque per ricollegarmi a. A quello che diceva Tonino Brai, eh, volevo dire che dopo la partita con Bologna eh, sono anch'io d'accordo che nulla è perso. Attenzione, sono ottimista, cioè, ottimista sono speranzoso più che ottimista. Però saranno fondamentali se no, non saresti qui no, andata, però vorrei sempre rimarcare che saranno fondamentali le successive sei partite prima, del di, prima della fine del giorno mm. d'andata, dalla decima alla quindicesima, se in quelle sei partite non arriveranno almeno, almeno tre vittorie, almeno tre per rimetterci in carreggiata. Siamo spacciati. Ma non solamente da un punto di vista matematico, perché poi sicuramente subentrerà. Un calo di attenzione, un calo, una sfiducia generale, certo. e quindi ecco, rimarco, rimarco le necessità di, eh, per la squadra, per la società, la Tifoseria di sicuro non farà mancare sostegno. Le successive sei partite saranno fondamentali. Francesco, mi dai l'aggiornamento su Bologna? Almeno il risultato 4, -4, è... 4, -4 il più 5 di Bologna. Più 5, quindi sì. non è eh, chiuso Esce una, una, una grande squadra. Allora, su questo aggiornamento di Francesco eh, colgo l'occasione per dare uno sguardo ai risultati di questa ottava giornata di campionato e con Michele Marchitelli andiamo in grafica. Eh, farei vedere la grafica Michele con i risultati della domenica, esatto, anche perché mi sembra più bella, più spettacolare, con la vittoria nell'anticipo del sabato di Trento su Brindisi, lo ricordiamo 81 a 71. La pesantissima vittoria dell'Estra Pistoia di 5, 68-63 sul banco di Sardegna-Sassari, ricordo che Pistoia è una neopromossa, Treviso dopo una partita bellissima, Francesco ci dirà qualcosa, battuta in casa dalla Gevi Napoli 79-76 a 76. e questa Gevi ormai non è una sorpresa, è una grandissima realtà col suo bravo allenatore, Varese che vince di un punto, grandissima battaglia a Manznaco 94-93 con la Givova Scafati. Una Otes Reggio Emilia battuta in casa dalla Rediviva Tortona 90-77, Milano che ha letteralmente stracciato l'Umana Reyer Venezia 95-72, attenzione a Cremona perché mette in cascina altri due punti importantissimi battendo nettamente la Carpegna Prosciutto Pesaro e Virtus e Fredo Bologna in campo adesso con la Germania-Brescia, Francesco ci diceva più 5. In classifica... Prima del risultato finale del match tra Virtus e Leonessa 5 squadre come dicevamo nel servizio a 12 punti, ossia Brescia, Bologna, Napoli, Napoli in testa, attenzione almeno in questi minuti, Venezia e Trento. Poi a 10 Milano e Reggio Emilia, con Milano che cerca di tornare in quota, Cremona e Tortona con Scafati a 8 punti, Varese, Pesaro e Pistoia 6 da sola Terz'ultima, eh, la formazione isolana del Banco di Sardegna a 4 punti e ancora a digiuno Treviso e Brindisi. Ma che tristezza, ma quanta tristezza, Francesco, vedere in fondo la classifica Treviso e Brindisi. Ma veramente. Beh, sì, anche perché ci dispiace per, per Frank, io ieri seguivo la partita e. Dispiace speravo che, che vincesse ma un po' buttata via nel finale eh. sfortunato Mezzanotte allora, Andrea Mezzanotte che è stato bravissimo. Una delle migliori prestazioni stagionali per lui degli ultimi anni, intendo meglio. E però gli è sfuggito Vabbè, dalle mani un pallone succede, pesantissimo. Può succedere che magari fai 20 punti, 30 minuti e la palla più importante. Bravo anche Coach Milicic dall'altra parte molto. che ha preparato molto bene la partita tenendo Boman a 9 punti, poi il solito Zucic che ne ha fatti 18, pull in 19, hanno quell'ellis che li mette ordine. È veramente una squadra che sta bene in campo e ben orchestrata dal, dal tecnico. Messaggi tantissimi. Massimiliano da Brindici con i saluti. Credo purtroppo che sia tardi per qualunque soluzione. Vedi Treviso, ha preso due giocatori, noi non abbiamo risorse economiche. ma la gente continua a fare i conti in tasca alla società. Io vorrei che in questo momento ci chiamasse il presidente Marino e ci dicesse: Non è vero, io sto trattando questi giocatori. Sarebbe una bella notizia, eh, anche se gli sponsor piccoli e grossi sono tanti. Comunque, fin quando la matematica non ci condanna, ti ferò sempre brindisi. Forza, brindisi. Leggo, approfitto di questo momento, altri messaggi. Antonio, con i saluti, la considerazione che faccio è che se una squadra vuol salvarsi si getta sul mercato per importarla. Attualmente che è successo, Michele? Non sta facendo questo mentre Treviso ha inserito appunto due innesti. Ciò vuol dire per noi A2 è già programmata. No, non programmata. Se accadrà, se la squadra retrocederà, nessuno può sentirsi autorizzato a dire programmata. Andrea. Assolutamente, non fa piacere a nessuno. In primis, a chi ha messo dei soldi. È gravissima questa considerazione. Pochi o tanti che siano, eh, ripeto, eh, le considerazioni che ho fatto prima. Speriamo di, di invertire questa rotta. Saranno fondamentali le prossime partite, lo ribadisco. No. Enrico: Prego, dire. Francesco. Cioè, in genere, un imprenditore eh, pianifica per costruire, ma non per distruggere. Quindi, parliamo, nel caso specifico, del presidente Marino. Che è un imprenditore. Anche perché ti ricordo e ricordo a me e a noi tutti che c'è di mezzo la questione del palasport, eh, Palaevento, anche. Che è una prospettiva fondamentale per il futuro del basket e non solo, da un punto di vista imprenditoriale, quello che tu cercavi di dire. Non penso, lui è il primo tifoso, come tutti noi siamo, siamo tifosi, soffriamo quando perde la squadra, ma penso che abbia pianificato non una retrocessione. Adesso in corso d'opera qualcosa si dovrà aggiustare come si aggiusta quando vai a fare l'imprenditore con la tua azienda, che sia piccola o grande. Enrica Marinazzo, solo oggi 20 novembre abbiamo notizia di 23 giocatori che sono stati firmati in Europa, quindi ogni mese circa 600 firme. Da due mesi, da quando si parla di nuovi inserimenti nei roster, 1200 circa sono stati firmati in Europa e noi solo annunci di pseudo trattative con Grey Knight. Noi tifosi meritiamo di avere una dichiarazione della società sulle reali intenzioni. Ce lo meritiamo. Enrica Marinazzo. Beh, è un po' la fotografia del, dell'umore del, dei tifosi. Non ha... no, ma visto che ricerca statistica numerica, eh, sì, sì. mi fido dei suoi, dei suoi calcoli. Perché, insomma, <ride> eh, sono... Io ho letto. Eh, come dire, è, è il, suo, il suo messaggio è corretto nella sostanza, perché, ripeto, la gente si rende conto che questa squadra, così com'è, così com'è, non va da nessuna parte. Dobbiamo essere onesti e dircelo. Potrà fare 5-6 vittorie, ma non quelle necessarie per salvarsi. Ma quanti punti serviranno per salvarsi, secondo eh, voi? Tonino. Si parlava di 11 vittorie. Ossia 11 22 punti. Che non sono poche. Sono 11 vittorie sulle 22 partite rimanenti, esatto. ossia il 50%, 50%. di vittorie il 50% Dovremo di vittoria. Dovremmo passare da una percentuale dello 0 delle prime 8 partite eh, ad una percentuale del 50, altissima. E non dimentichiamo: dopo farai vedere sicuramente la videata nel prossimo turno, che domenica c'è Sassari scappati Scafati. In caso di vittoria di Sassari e di contemporanea nostra sconfitta. La terz'ultima, perché noi a quella dobbiamo guardare, possiamo pure guardare a Treviso, però noi dobbiamo guardare la terz'ultima. Ma è Andrei pazzesco Be che Andrei si guardi in questa fase storica della stagione, del campionato, che si guardi a Sassari per parlare di salvezza e non a Cremona, non a Pistoia, non a Scafati. Appunto. Cremona sta giocando, ieri No, 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 è incredibile. Cremona, Cremona corre che è una squadra senza dubbio, eh. senza dubbio divinamente Quella squadra C ha otto punti meritatissimi, è una bella squadra, veramente una gran bella squadra. Poi Antonio si faceva il ragionamento, uh, Brindisi deve vincere 11 partite, 10, quelle che sia, ma è vero anche che un periodo negativo può capitare, dico oh, scafati, può, può capitare a Pistoia piuttosto che a Cremona, quindi non è detto che le altre squadre non vadano a perdere 4-5 partite di fila e magari Brindisi possa ciuffarle. Come, come stanno vero. le cose a Bologna? Stanno per tornare in campo. Stanno per tornare in campo. Uh, Rino Caiulo, i cui posto... I cui messaggi sono talvolta opinabili, dice: Parliamo di Bolgia, e poi sono sempre i soliti che incitano la squadra. Ormai, più che Palazzetto, è un teatro. Vergogna! Saluti ad Andrea. Questa storia del teatro è un po' stucchevole, secondo me. Però si sente o non si sente? il pubblico, il tifo nel palazzo. Eh, Quest'anno è abbastanza... Cioè, Vabbè, quest è la squadra un va male, purtroppo è così, non si può pretendere... Eh, per la, esempio si è sentito in Bolgio. coppa, c'erano 2000 sì, ragazzini che regalavano, ovviamente eh. per la novità è stato sicuramente mh, in medesimo nel quando ero bambino, anche vedere una partita di Serie B per me era, era eccitante. Eh, come dire, purtroppo... Eh, Prendi quello che. Cioè, se, se la squadra è così, quest'anno sta dando queste, queste prove in colori. Non si può eh, immaginare che una, uno spettatore urli dalla, dal primo all'ultimo minuto. Eh, dobbiamo pure. Eh, a questo punto, do, ribaltiamo la domanda, ribaltiamo l'osservazione. Incominciamo a far vedere in campo di che pasta in teoria sono fatti e poi dopo vediamo se la, se la gente risponde o se non risponde. Secondo me risponderebbe. Abbiamo notizie di J.J. Johnson, ci chiedono come sta, non giocherà, Francesco ti sei informato, hai sentito Stefano, hai sentito no, lo staff? No, noi con Stefano ci facciamo una telefonata del venerdì per fare un po' in punto della situazione. È un po' troppo tardi eh per sapere se J.J. Johnson sarà disponibile <ride> oppure no, anche se io credo di no, perché il malanno, il problema fisico non è roba che si risolva nel giro di 10-15 giorni, come il coach confermerà. Beh, sì, Quando si tratta di malanni muscolari non è semplicissimo, Insomma, anche perché... C'è sempre il rischio che se il giocatore dovesse rientrare prima del tempo giusto, cioè se non ha acquisito la funzionalità totale e quindi non sta veramente bene, il rischio è che si rompa definitivamente. Quindi anche lì bisogna... Ci scrive come spesso accade Giuseppe da Firenze con i saluti, purtroppo la sfiducia e la rassegnazione stanno prendendo posto anche rispetto alla speranza. Eh, anche un nuovo acquisto di livello ha bisogno di tempo per innestarsi nel gruppo squadra. Nessuno fa i miracoli. Credo che anche Coach Bray sia d'accordo. Prima arriva qualcuno e prima inizia questo processo. Ringraziamo la società per quanto ha fatto, ma altrimenti si dica che rimaniamo questi e basta. E non possiamo, caro Giuseppe, ti saluto, non possiamo rimanere questi. No, dobbiamo assolutamente intervenire. Poi è chiaro come dice giustamente Giuseppe che i giocatori che arrivano non è che pronti via appena arrivano sconvolgono fenomeni. fenomeni ci vuole anche un minimo di adattamento certo noi adesso per Brindisi è anche una lotta contro il tempo eh? cioè tutto ciò che facciamo deve essere fatto in tempi rapidissimi e anche chi arriva deve immedesimarsi nella situazione e cercare di dare quella svolta quell'entusiasmo perché a volte basta un inserimento due inserimenti giusti che possano anche trasformare il resto della squadra. Poi mi rilascio a quello che diceva Andrea, in realtà io credo che il pubblico sia un po' lo specchio di quello che fa la squadra, quando una squadra mette sul campo il 110% di energia, di voglia, di intensità, a volte anche perdendo però, riesce a catturare la simpatia, l'entusiasmo del pubblico. Mercoledì in coppa c'erano tanti ragazzini delle scuole. Ed è una un buonissima iniziativa, una iniziativa della società. E in questo, bravo Antonio, mi dai un assist, sì. perché in questo bisogna sottolineare la grande azione sì. di sensibilizzazione, di coinvolgimento che eh, il gruppo societario, sì. in particolare il dottor Tullio Marino, perché è quello che si adopera maggiormente insieme con detto stampa Stefano Rossi Rinaldi, ha fatto, sta facendo rispetto al territorio, coinvolgendo i ragazzi, le scuole sì. in particolare, e questo è assolutamente meritevole e va sottolineato. Sicuramente è una cosa bellissima, io ho apprezzato molto, penso che avevo lasciato il mio allenamento un attimo prima per venire ad assistere e sapevo che questa cosa avrebbe avuto una risposta positiva. Il sì. palazzetto era pieno, uno spettacolo bellissimo, la squadra in quella circostanza secondo me ha fatto una discreta prestazione, il pubblico era entusiasta, abbiamo visto veramente anche le ovazioni, eh? abbiamo apprezzato. Il tempo già stringe e noi dobbiamo andare a... A Bologna, tra un po' da Paolo Mucedro, che abbiamo recuperato finalmente, speriamo stia bene, eh, c'è questo messaggio un po' provocatorio di Mauro che dice: Vorrei dare uno spunto sul quale riflettere. Parliamo dell'introduzione di almeno due acquisti, ma tagliando chi in questo momento? Considerato che Kisling prenderà il posto di Mitchell. Chi dovrebbe fare posto a questi due nuovi giocatori? Si parlava di Lazeschi, ma viste le sue ultime prestazioni è giusto metterlo in dubbio, in discussione. Stesso discorso per Morris, che ha un contratto di due anni, quindi molto difficile da gestire economicamente. Sarà una scelta difficile per la società, considerato anche i contratti sicuramente esosi di Johnson e Sangling. Un saluto a tutti quanti e sempre forza a brindisi da parte di Mauro. Andrea che dici? Eh, eh, dico che... Giriamo intorno <ride> ma il problema è sempre il lo Il problema stesso. è sempre quello Bisogna trovare dei sostituti Ma ecco, anche lì È vero che non bisogna buttarsi sul primo che arriva Però come diceva Checco e Tonino Brai questi Chiunque arriverà, se arriverà Avrà bisogno di rodaggio Ragion per cui probabilmente sarebbe stato meglio Prenderli anche qualche giorno fa In maniera tale da sfruttare queste queste quattro partite proibitive per inserirli nel, nel quintetto. Adesso eh, chi arriverà arriverà sicuramente eh, la settimana prossima e quindi si dovrà buttare immediatamente in un, un filotto di partite che saranno, come ho detto prima, decisive, perché le successive sei da lì passa la salvezza, se, no, se, non, se non escono quelle tre vittorie minimo la vedo durissima. C'è una simpatica puntualizzazione da parte di Antonello De Simone. Michele, ci fai rivedere la foto del gruppo dei tifosi col due fisso? Eh, ti dispiace? Eccola qui. Perché Antonello Simone dice: La colpa del due fisso è di Vincenzo De Bellis. Da quando l'ha fatta toccare ad alcune persone ci porta male. Ecco, <ride> almeno ci facciamo una sana risata. E visto che c'è anche Diego Simone una domanda per gli ospiti in studio si parla di fare due innesti tutti d'accordo sulla sostituzione di Mitchell con un piccolo ma il secondo eh, candidato al taglio chi sarebbe vista la mancanza di un pivot dall'inizio della stagione? Francesco Beh, Dovesse arrivare un giocatore italiano si può anche prendere in considerazione ora la diciamo così sia chiaro però magari Lombardi che può avere qualche offerta da, da squadra di, di Lega 2 eh, considerando che lui arrivava da Treviglio Può anche essere che la società possa prendere in considerazione una situazione del genere. Però eh, l'ultimo dei problemi è quello di. Anche dei... Massimo da si parla da, del problema del pivot, dell'individuazione eh. di, di un elemento in questo momento. L'ultimo problema specifico. penso quello del transare il contratto, perché ormai lo sappiamo: i procuratori hanno tanti giocatori, spesso le agenzie ti propongono due o tre giocatori. Quindi il discorso che uno ha un altro anno di contratto o riescono a casarlo in qualche altra società, quello secondo me è l'ultimo dei problemi attenzione perché questo è un messaggio che devo leggere nella maniera più solenne possibile il nome è alla fine via Mitchell, Morris da sesto uomo via JJ che non ha voglia di sbattersi dentro un lungo convoglia un saluto speciale al mio coccio Torino Braia e a voi tutti, Giovanni Sardano Arrivedo. ah grazie salutiamo caramente Giovanni io la penso anch'io così, io credo che in questa squadra un lungo solido, un lungo anche di stazza servirebbe tantissimo insomma, credo che Johnson che tecnicamente non mi dispiace è un buonissimo giocatore con la mano abbastanza educata dal mezzo angolo anche frontale però stazioni pochissimo dentro l'aria vicino al canese anche perché è un po' leggero secondo me e anche Baillet che è un giocatore che sta facendo secondo me tutto sommato nel grigiore generale una discreta stagione anche lui è un giocatore che sta spaziando molto più distante dal canese io l'anno scorso sentivo delle critiche feroci a Perkins. Vi confesso che molte volte ho pensato a lui in questi giorni, insomma. come magari potrebbe essere un giocatore del genere in un contesto, in questo tipo di squadra. insomma. Avere un riferimento... Il tanto vituperato e <coughs> criticato Perkins. Come spesso accade, no? Questa cosa è successa anche con Thompson. Io all'inizio del primo anno di Thompson ne ho sentite di ogni, tanto è vero che mi spostavo. Da dove stavo seduto mi alzavo e cambiavo posto per non sentire i giudizi affrettati. Uh, due messaggi ancora, poi basta perché dobbiamo andare a Bologna, ma prima voglio rivedere con voi e con voi a casa una cosa che mi piace molto. Mi associo all'ottimismo di Francesco, ma diventa difficile pensare ad una inversione di rotta con questo organico, dice Coco Nigro. L'altro messaggio, uh, siamo realisti, le prossime sette partite, Bologna in casa. Treviso fuori, Varese in casa, Sassari fuori, Scafati in casa, Cremona fuori, Brescia in casa. Sono sconfortato, ma è troppo tardi per sistemare, mettere le cose a posto, dice Francesco. Ne arriva un altro. Che ne pensate del fatto che ci siamo fatti sfuggire Alessandro Gentile? Io faccio rispondere il coach. Personalmente non credo che sia... Una cosa di cui rammaricarci molto. Ma è una io. mia personale opinione, discutibile, opinabile, insomma. Neanche io. Dunque, andiamo a Bologna. Ma per qualche istante, siccome mi mancano gli strilli di fine partita di Francesco Guadalupi, e poverino non ne ha avuto occasione, è vero, Francesco, dopo otto sconfitte, e siccome domenica si gioca con la Virtus Bologna su quello stesso parquet. Sul quale si verificò un miracolo autentico, diciamo un'impresa sportiva. A 11 minuti dalla fine Brindisi era sotto di 24 punti e alla sirena lunga vinse di, alla sirena finale meglio, scusate, vinse di un punto. Era il 22 gennaio di quest'anno e io voglio rivivere quella emozione. Chissà che non porti bene. Michele. Differenza di 10 secondi tra i due cronometri, il blocco di Perkins, Bowman ancora seguito da Paiola, gioca con cronometro, l'uscita di Lamb, il pallone per lui, il taglio di Perkins, Lamb 7 secondi, Lamb fuori per Perkins, step back, l'errore, il pallone, recuperato Bowman, Bowman fa saltare l'avversario la sospensione. <sussurra> un gol un gol una tripla di Kamovan 7-8 7-7 mi impazzisce il pala del Cazzuglia adesso ditemi che non vi siete emozionati io sì. un un momento bellissimo e poi alla fine mi veniva da ridere perché sembravi caressa, Carazzi, no, da, ca caressa andiamo a Berlino e in quel momento è impazzito era, Francesco la, la, la però, però, però era il momento topico decisivo di una partita incredibile, semplicemente pazzesca! Da Francesco. ricordare eh, poi Beh, ti ho fatto un bel regalo, regalo? Sì, sì, poi vincevi contro la Virtus quindi eh. doppia soddisfazione da Brindisino <ride> che vince anche contro la Virtus va bene andiamo a Bologna, che dite? Paolo, ci sei? Eccomi ti qua, buonasera. Lo devi pettinare almeno, so che vi hai da un periodo difficile, però va bene. Eh sì, sono rimasto spettinato da questa assenza. <ride> Paolo, come stai? Meglio, meglio, oggi decisamente meglio. Se non fosse tutti per che la ci confitta, hanno chiesto beh, di te, ma come, come mai? Tutti che ci chiedevano come mai, ma l'ho spiegato che non stavi bene, addirittura dei messaggi che ho ricevuto, ma Paolo ci sarà questa sera, non andiamo in onda senza Paolo questa sera. Allora, che ci racconti? <ride> grazie. grazie. Beh, come spesso accade questa stagione, io fungo da occhio verso il prossimo turno, e quindi andiamo a vedere eh, la squadra di coach Banchi che in questo momento di aggiorno è più 6-4-5-9, a 3-20 dalla fine del, del terzo quarto in Grazie. vantaggio. E sembra che oggettivamente Brescia non abbia eh, molte armi per eh, attaccare la difesa di Beh, coach Però è Banchi. sotto di 5, e, Paolo, scusa. Eh. Ho sentito bene. 25 dopo... però la Virtus finora ha dimostrato un controllo no. della, della partita, anche fisico, e stanno giocando davvero a squadra di Eurolega dall'inizio di questa partita. È difficile per il momento, sembra che Brescia difficilmente riesca a stare al passo. Va bene, vai. Sì, andiamo avanti, andiamo con la lavagna ad analizzare un giocatore in particolare che fa da. Da spunto per tutti quanti e per andare ad analizzare la situazione più in generale eh, della Virtus, oggi sotto coach Luca Banchi, eh, dopo diciamo, un determinato andazzo sotto eh, coach Scariolo, e eh, proprio la chiave è Marco Pellinelli, che ci farà da dimostrazione di questo, eh, di questo momento magico che sta vivendo la Virtus. Innanzitutto, in questa giocata, come vedete, avrebbe dovuto fare il consegnato con, con Hackett, poi si accorge di essere marcato. Damiro dice: Capisce che è il momento che deve attaccare, è il momento in cui deve far pesare il suo talento in campo. E lo vedete, ho rallentato e avvicinato l'inquadratura proprio, proprio per far apprezzare il gesto tecnico del nativo di San Giovanni in Pesiceto. E andando avanti nella partita, Coach Luca Banchi cerca di rinforzare questa idea nello staff tecnico dell'Olimpia, eh, ovvero che Belinelli attaccherà sempre il match up rispetto, eh, con, con Mirotic. Uh, in questo caso Cordinier gioca il uh, cosiddetto blocco Iverson per uh, cominciare a spaziare la squadra e quando va ad effettuare il passaggio del uh, uh, primo ribaltamento diciamo verso il, verso il centro su Hackett sta già guardando Dunston perché sa già che uh, andrà a fare un blocco verticale per il compagno e in questo caso il compagno è Pellinelli che nell'angolo era già pronto a scattare non vedeva l'ora di passare sul blocco viceversa rispetto all'azione precedente dove uh, ha fatto l'arresto in un tempo, qui arresto in due tempi, il piede interno che ruota lo mette in asse e poi lui riesce comunque a mandare fuori asse le, le sue gambe perché riesce con forza del, momento, della, della parte questo superiore, questo superiore del corpo a mantenere l'asse uh, verticale e a riuscire a tirare con molto equilibrio. Nell'ultima azione, vedete quello che tutto questo che abbiamo, che abbiamo visto finora in queste due azioni provoca nella difesa di Milano. Innanzitutto c'è un cambio di marcatura, questa volta a marcarlo, ceollo, una guardia della, della sua dimensione e soprattutto una, un fiero difensore. Ma Preoccupati dal taglio di Pelinelli che per un attimo riesce a battere la difesa, guardate quanta rotazione eh, genera, quanta attenzione genera dalla difesa dell'Olimpia, talmente tanta che il passaggio consegnato tra Keiko e Paiola avviene con una spaziatura tra i difensori Olimpia molto più ampia rispetto a quello che sarebbe l'ideale e soprattutto vedete che Einstein è preoccupatissimo di seguire Pelinelli, il che provoca che al centro di quell'area non ci sia più. Kai Lines con la sua saggezza a difendere, ci sia Pippo Ricci, che tutto il rispetto di Pippo un grande difensore, ma non a livello eh, di Kai Lines. In gergo NBA, in gergo, diciamo, di pallacanestro americana, questo, questo concetto si chiama gravity e eh, il magnetismo che genera un giocatore solo per il fatto di essere in campo, il fatto di muoversi all'interno dello schema d'attacco della propria squadra. Genera un magnetismo nella difesa che poi apre spazi per i compagni e eh, Croce Luca Banchi. Questa stagione è, è stato bravissimo in questo a trovare l'uomo che generasse questo magnetismo nella sua squadra che volta in volta, di partita in partita e cavalcarlo e dargli, sì, e dargli fiducia. Sì, sì. Poi eh, il movimento di Bellinelli in questo caso ha aperto la strada perché, che guarda caso, il giocatore è molto in difficoltà la Virtus, non è riuscito a incidere come ci si aspettava e invece proprio sfruttando eh, la presenza di Pellinelli anche lui eh, far valere il suo talento. Va bene Paolo, rimani con noi questi ultimi minuti di trasmissione così ci saluteremo tutti quanti insieme e saluteremo i nostri amici telespettatori. Eh, molti ci seguono anche attraverso Facebook e streaming naturalmente ovunque e questo eh, consente a coloro che sono molto lontani da Brindisi di inviarci i loro messaggi. Leggo su Facebook... Il messaggio di Cosimo d'Ambrosio che dice Antonio le stagioni storte capitano anche alle grandi e nessuna squadra è eterna, ma spargere l'etame sulla società non è la soluzione. È solo un bece lo sfogo. Naturalmente noi non siamo qui per spargere l'etame, ci mancherebbe pure sono determinati commenti, giudizi molto severi che però hanno con sé la rabbia, la delusione, la grande... Amarezza del momento e quello è un problema che riguarda tutti. Saluto Pasquale Colelli, il collega Lili Colelli, c'è anche Fabio Minieri, ah. tuo avversario di Padel Ogni tanto è grandissimo pongista un tempo, adesso si fa valere anche sui campi di Padel che ci sta seguendo e lo eh, saluto. Allora siamo quasi in conclusione, come al solito uno sguardo al programma. Tu ci dirai qualcosa di più su questa partita, Francesco, ossia dei Brindisi Bologna. Siamo al programma della prossima giornata. Si comincia il sabato. Con Sassari Scafati, visto che ne avete parlato, scopriremo sabato sera nel Pala Sera di Migni cosa accadrà fra il Banco e la Givova. Venezia Reggio Emilia alle 16.30 è il match d'apertura del programma domenicale. Uh, con copertura Dazon ed Eurosport 2 così come il sabato per Sassari Scafati Milano Pistoia ad Assagua alle 17 su Dazon Brindisi, Segafredo, Bologna alle 17.30 nel Pala Pentasuglia su Dazon uh, Napoli, Cremona nel Pala Barbuto alle 18 su Dazon Brescia, Varese, derbissimo della Lombardia alle 18.15 nel Pala A2A con Dazon e Dimax Pesaro-Treviso, e questa è una partita molto importante, soprattutto per noi, anche per noi, si giocherà alle 19 nella Vitri Frigo Arena, su Dazon la diretta, e infine Tortona-Trentino, ultimo match della domenica, alle 19.30, su Dazon. Francesco, possiamo essere ottimisti? I miracoli avvengono. Abbiamo visto Li tutti. abbiamo visti. <ride> tu tu l'hai raccontato quel miracolo. È una squadra grossa, lunga nelle rotazioni, squadra profonda, ben allenata perché è stato il miglior allenatore dei mondiali Luca Banchi, eh, giocatori importanti che hanno esperienza di, di Eurolega ma lo stesso Berinelli che vanta tante stagioni in NBA, eh, terzi nella classifica delle statistiche di Lega per 89 punti realizzati, Brindisi è sedicesima con 67,1 quindi c'è una netta differenza, Bologna come miglior marcatore Schengelia che lo vediamo... Eh, fare il padrone d'aria in, in Eurolega, figuriamoci in campionato, ma non è solo lui. Bologna ha ah, il giovane Paiola che è grandissimo difensore, è lo stesso Daniel Ache. Quindi, una squadra eh, ben organizzata. Staremo a vedere. Poi, una chi, chi lascerà fuori, però, eh, qualsiasi sia la, la rotazione dei due senior che rimarranno. Qualche prestito in, in da fitness. questa parte, no? Ma eh, magari, guarda, nel portiere anche di, 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 di Michi. Comunque, un giocatore che sotto canestro può, può dare. Una forza alla, a Jordan Baillet. Però tutto può accadere al quarantesimo al suono della sirena, poi potremo vedere se gioire o meno. Grazie, Francesco. Congedo Andrea Vinciguerra coinvolgendolo rispetto a questo posto sempre su Facebook. Sentire tanti, troppi pseudotifosi recitare il De Profundis è davvero avilente, non rende giustizia alla storia di questo gruppo dirigente per quanto ha saputo mostrarci in questi ultimi anni e alimenta una subcultura del sospetto. <coughs> e del complotto fondata solo su illazioni e malevoli interpretazioni dei fatti. Criticare è legittimo, demolire è puro autolesionismo, scrive Cosimo da Padova. Allora, eh, che dire, eh, ritengo che mh, il vero tifoso non vuole demolire a prescindere, eh, sta cercando semplicemente, come hai detto tu, di capire, eh, intanto. Di capire e di avere delle risposte eh, che siano... Eh, veloci eh, oppure se non dovessero essercene almeno di saperlo eh, nessuno qui sta a, fare, a a capire se ci sono retropensieri assolutamente, però vogliono delle risposte come è giusto che sia, come in ogni ambiente anche qui essendoci dei tifosi che pagano il biglietto pagano l'abbonamento, vogliono capire come sarà il proseguo del campionato Coach, noi ci diamo appuntamento domenica nel il di Elio Pentassuglia del grande Elio Pentassuglia e vediamo quello che succede. A te. Partita difficilissima, complicata, contro una squadra veramente molto forte, ma come si dice, le partite prima di perderle o vincere Michele, di mi giocare... apri la scena subito. Ecco, questo è il pubblico del Parlamento Suglia, l'abbiamo visto per un istante. Che cosa deve fare questo? Deve essere vicinissimo alla squadra e deve trasmettere il massimo del calore, dell'incitamento... Perché proprio in questo momento è più importante che ci sia a prescindere da quello che abbiamo detto in studio o da quello che si può pensare. Bisogna stare vicino alla squadra e alla società. Poi nella settimana potremmo fare altri discorsi. Li faremo. Grazie ad Andrea Vinciguerra, che io convoco sempre nei momenti difficili. Ma ricordi una puntata in cui ci siamo esaltati, abbiamo brindato, festeggiato. Sola, guarda, un sei deputato è drammatica. a valutare le situazioni di crisi, di emergenza, <ride> esatto. se non di disgrazia. A questo Vabbè. punto, <ride> grazie a al grande amico Tonino Brai. Grazie a eh, voi noi scriviamo... Antonio. Anche se non è difficile quest'anno capitare in momenti difficili. È no? eh sempre. <ride> e, e noi scriviamo sotto opinionista nel sottopancio, sotto va bene opinionista? Sì, sì. Ti sta bene questo ruolo ormai? Assolutamente. Va bene. E grazie a Francesco Guadalupi, mio inseparabile compagno di eh, avventura, di percorso in televisione e non solo. Grazie a voi per aver seguito questa puntata di zona basket, al solito, ahimè, difficile, difficilissima. Speriamo che le cose cambino. E grazie a Michele Marchitelli Regia. Paolo, lo salutiamo. Ciao, Paolo. Ciao. Pettinati la Ciao. prossima volta, eh. mi raccomando. Ti aspettiamo. Buona serata a tutti.